Carissimi amici, domenica 14 febbraio scorso alla Fondazione Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime si è tenuto un incontro con un carissimo amico, Fabio Salvatore, un regista, un attore, che ha raccontato la sua testimonianza di vita, la sua vita di cristiano, la sua vita soprattutto di uomo toccato dalla sofferenza personale e familiare. Ma l'incontro di domenica scorsa è stato anche un incontro nel quale abbiamo voluto porre la nostra attenzione sulla figura del Padre, così come ci viene rivelato da Gesù, il Padre misericordioso, attraverso l'ascolto e la meditazione della parabola del Padre misericordioso. Un incontro così importante dove abbiamo voluto porre il nostro cuore, soprattutto l'orecchio del nostro cuore, all'ascolto di questa parabola, dove Gesù ha voluto offrirci il vero volto di Dio, che è papà, Abba. E la vita di ogni uomo e di ogni cristiano si realizza nella piena relazione con questo Padre. Noi viviamo perché siamo figli e vivremo soprattutto la pienezza della nostra vita fin quando questa relazione col Padre resterà in piedi. E tutte le volte che per le nostre mancanze possiamo aver rotto questa relazione, Lui rimane sempre Padre, sempre pronto a venirci incontro, ad abbracciarci, stringerci al suo cuore e dirci: tu sei mio figlio. Cosa ripeto? Ripeto delle parole di Gesù, che dice che i giovani sono buoni, ma sono disorientati e hanno bisogno di guide. Per cui se noi siamo qui ancora oggi è perché siamo come discepoli bisognosi di un maestro, che è Gesù. Siamo pecorelle smarrite che abbiamo bisogno di un pastore che ci guida. Siamo persone che vogliamo porre la nostra fiducia in Dio e nello stesso tempo chiedere al Signore: usaci come strumenti perché possiamo anche noi aiutare altri. Dobbiamo essere un pochettino spacciatori, usiamo questa parola non bella, no, ma spacciatori della fede, spacciatori di questa amicizia di Gesù. Quindi oggi ci ritroviamo insieme per questa altra tappa, altro momento del nostro cammino. Oggi è anche una giornata particolare, vi invito a viverla. Anzi, chiediamo al Signore che ci aiuti a viverla nel senso più bello e più profondo. Così è la festa di San Valentino, no? Vi assicuro, io sono sicuro che oggi porteremo a casa una immagine, un pensiero molto profondo, molto significativo, molto bello della festa di San Valentino. Noi vogliamo festeggiare San Valentino, come no? È la festa degli innamorati, bisogna capire che cosa, in quale profondità. E allora poi il tema della giornata è questa bella immagine dell'incontro del figlio più piccolo con il papà. E il pensiero che vorremmo che ci accompagnasse, come dire, quasi il gioiello di questa giornata che vogliamo portare a casa, è come un ronzio continuo nell'orecchio: tu sei mio figlio, tu sei mio figlio. E chiediamo alla Madonna di starci a fianco perché i nostri pensieri, i nostri sentimenti possono avere l'ebbrezza, la bellezza, la serenità del pensiero di Dio, della nutrice del pensiero di Dio. E poi chiediamo alla Madonna di camminare con noi. Tu cammini con noi, non sei una lontana, ma tu cammini con noi. Cuore Immacolato di Maria, Gesù delle Anime.
deve capire che in qualità di vescovo della diocesi sono io che posso decidere se le sue visioni sono vere o false, perché ho il dono del discernimento, spetta a me poter dire se sono apparizioni vere. E la donna dice: certo eccellenza, io per questo sono venuto, perché siete voi il vescovo e siete voi che dovete orientarvi e darvi consigli come fare. La prossima volta in cui Dio ti apparirà, le apparirà, come lei sostiene, lo sottoponga a una prova per sapere se è veramente Dio. Lo deve mettere alla prova. E come lo devo mettere alla prova? Dica a Dio: rivelami per favore i peccati personali e privati del signor vescovo. Poi torni e mi racconti cosa avrà risposto. Devi dire a me però, a nessun altro. Un mese dopo la signora chiese di essere ricevuta dal vescovo e il vescovo le domandò: allora, le è apparso di nuovo Dio? Credo di sì, eccellenza. Gli ha chiesto quello che le ha ordinato? Certo, eccellenza. E cosa le ha risposto Dio? Dio mi ha detto: di al vescovo che i suoi peccati io li ho dimenticati. Li ho dimenticati. Però c'erano. Li ho dimenticati. Non so, la cosa è fatta, li ho dimenticati. Dimenticare significa non mi ricordo neanche Dio. Cioè, è cieco, è demente rispetto ai nostri peccati. Gesù è un innamorato. Oggi è la festa degli innamorati, Gesù è un innamorato. E vorrebbe che anche noi ci innamorassimo di Dio, perché se ci innamoriamo di Dio, allora poi irradiamo lo stesso amore. Allora se io amo la mia ragazza, mio ragazzo, mia moglie, mio marito, allora con quale amore? L'amore di un padre? L'amore di un padre e di una madre, no? Allora, ho pensato a un pensiero, un regalo per oggi. Grazie che sei venuto in mezzo a noi, affidiamo a te la parola e siamo certi che anche nelle tue parole incontreremo ancora una volta colui che si chinò su di noi, si china su di noi e ci abbraccia con il suo amore. Grazie. È la bellezza dell'essere fratelli, dell'essere uniti dall'amore di Dio, uniti dall'amore di Maria. Ci permette di fare cose grandi, cose incredibili, cose che non avvengono mai assolutamente per caso. Saremo dei scellerati a poter pensare che siamo noi a decidere gli incontri e gli scontri della nostra vita. Io venendo a Paravati non sono venuto per chiedere nulla, non sono venuto perché volevo starmene un po' sulla tomba di Natuzza, per chiedere chissà che cosa. L'ho voluto semplicemente ringraziare per il dono della vita, l'ho voluto ringraziare per i doni meravigliosi che mi fa questa vita, l'ho voluto ringraziare e dire grazie per quella famiglia meravigliosa che mi accompagna e che mi ha accompagnato dal momento in cui mi ha messo al mondo, un padre e una madre, un padre e una madre, perché la famiglia è un padre e una madre. E sono venuto qui con la gioia
la gioia di sicuramente ritrovare anche un pezzo del mio papà, perché mio padre frequentava Parabatri, mio papà conosceva Natuzza, perché mia nonna ha vissuto per 35 anni con la sclerosi multipla. E parliamo di tanti anni fa, parliamo fine anni 70, inizio anni 80, non si sapeva a stento cosa fosse la sclerosi multipla. Quindi Natuzza posso fare schietto, materno, ma diretto. Disse: signora Candela, c'è poco da fare. Lei potrà conviverci con questa malattia, ma un dono grande che è quello della preghiera. In mia nonna questo dono della preghiera, il dono della sofferenza, dell'accettazione della sofferenza, me l'ha trasmesso. E quando io all'età di 20 anni ho incontrato il cancro, ho capito che il cancro non era una maledizione, ma era soprattutto una grande occasione. Era ed è soprattutto una grande occasione di vita. I dolori non sono qualcosa che ci vengono mandati. Il dolore arriva perché la vita è fatta di questo. Ma Natuzza è una grande donna, ma prima di essere una grande donna è una grande madre. È questo che fa la differenza. Una grande madre che viveva nella semplicità e nell'amore di Dio, nella consapevolezza che Dio è amore. Tutto può l'amore, tutto può salvare l'amore. Oggi è il giorno di San Valentino, per carità di Dio, per carità di Dio, lo salutiamo come santo, ma questa mercificazione ha stufato un po' tutti quanti. Ed essere qui oggi a Parabatri a parlarvi di amore, a parlarvi di Dio, credo che sia il dono più grande che mi abbia fatto Natuzza Evolo, e il dono più grande che mi abbia fatto il Signore, e il dono più grande che mi abbia fatto. Per me ci può essere qualsiasi forma d'amore, e questo l'abbiamo superato, perché non possiamo essere noi, neanche noi cristiano-cattolici possiamo dettare la linea, perché noi possiamo fare solo una cosa: neanche in piazza dobbiamo andare, noi dobbiamo stare nelle nostre parrocchie, noi dobbiamo stare nei nostri cenacoli di preghiera, noi dobbiamo pregare perché Maria, espressione della famiglia di Nazareth, metta la sua mano su tutte quelle famiglie che si sono state distrutte, violentate, massacrate dal diavolo, che ha sfiancato quasi milioni e milioni di famiglie. Ma non posso accettare chi dice che Gesù Cristo è un figlio adottato da Giuseppe. Noi dobbiamo pregare, ma farlo col cuore, con la semplicità del cuore. I miei genitori, storia incredibile, fortissima, una madre che a 14 anni perde tutto, perde sua madre, perde suo padre, rimane sola al mondo, gira mille case, mille famiglie, mille persone che la fanno sentire figlia ma anche peso. Si chiude in collegio, ma ancora prima si innamora di mio padre, si sposa con mio padre, a 19 anni, colorano il loro sogno. Poi nasce la tragedia della famiglia, che sono io. È nata la tragedia. È finita la vita per la famiglia Salvatore. Sono arrivato io, la pecora nera, bastian contrario. Quello che tu gli dicevi, devi andare a messa, e ti rispondeva: non vado a messa. Gli dicevi: non andare a messa, andava a messa. Ero tutto e il contrario di tutto. Devi studiare, non studiavo. Non mi chiedevano, studiavo. Era tutto fatto in questa maniera. Ero un po' la persona un po' passata a contare, che poi all'età di 14 anni ha detto: credo in Dio, ma non nella Chiesa. Pensando che la Chiesa può succedere, che qualche volta con un nostro sacerdote, non me ne voglia Padre Michele, ma può capitare che con un nostro sacerdote non ci andiamo tanto d'accordo nella nostra vita. Ma la Chiesa non è che Gesù, Maria sono soltanto Padre Michele. Gesù, Maria sono Padre Michele, Padre Salvatore, Padre Antonio, tutto quello che c'è. E noi dobbiamo trovare una frequenza del cuore, il nostro cuore si deve sintonizzare sulla frequenza del cuore di chi abbiamo di fronte. Allora io in questo continuare, credo in Dio, non nella Chiesa, all'età di 20 anni, esattamente 22, esattamente 17 anni fa, scopro di aver contratto un cancro. All'epoca io
facevo l'attore, ero proiettato in una grande dimensione teatrale, giravo l'Italia, giravo l'Europa. E che succede in quel momento? Fabio fa finta che per 6 mesi questo campo non c'è, è più importante il palcoscenico, figurati. Mia madre mi vedeva con questo gonfiore, no mamma non ti preoccupare, sono le corde vocali sforzate al teatro, guarda che c'era un tumore alla tiroide che stava galoppando, all'improvviso dopo 6 mesi, operato in urgenza, pieno di metastasi, e sono qui, vivo per un miracolo meraviglioso che ha fatto per me Padre Pio, perché Padre Pio mi ha detto di continuare a vivere, di continuare ad amare. Pensate a tutte quelle persone che ogni giorno devono fare la chemioterapia. Allora tu capisci nel dolore che c'è sempre qualcuno per il quale tu devi pregare, per devi offrire la tua sofferenza per quella persona che in quel momento forse non ce la sta facendo, che in quel momento forse non sta accettando la sua malattia, che in quel momento sta soffrendo per la sua malattia. Quindi ho cominciato a capire e ad amare Gesù. Io ho capito che con Gesù non dovevo dargli del lei a Gesù, ma dovevo dargli del tu. E di lì è iniziato questo mio dialogo d'amore con Dio. Se tu perdoni, dai pace a te, dai pace al tuo cuore. Portare rancore, portare odio, non serve a nulla. Seppur il processo è impantanato da 8 anni al Tribunale di Taranto, è un problema dei giudici, è un problema degli avvocati. Io non ho memoria di mio padre, io ho presenza viva di mio padre, quotidianamente, costantemente, ogni giorno, anche qui oggi nella tuzza. Ma che bellezza è questa vita? Di cosa mi devo lamentare? Io sono un cencio di dolore. Ho scoperto da pochi giorni di avere anche la fibromialgia, un'altra cosa strana, che non so manco che cos'è, ma che importa, sono fortunato perché tutto questo posso andare davanti a Dio e glielo posso offrire per tutti i miei peccati, per tutte le mie mancanze, per tutte le mie debolezze, per tutte le mie piccolezze della mia vita. Io sono tutto fuorché santo, però mi piacerebbe, come tutti i cristiani cattolici, diventare santi, camminare nella via della santità. E quanto alla tuzza, vi posso soltanto dire che la tuzza l'ho conosciuta attraverso mio padre, perché veniva qui, veniva e portava mia nonna. E la tuzza è bello perché noi abbiamo a casa un'agenda telefonica, insomma, ma la dovremmo cambiare perché si è fatta vecchia, insomma, è un po' rotta. Però è bello perché alla lettera N il primo numero che c'è è il numero personale di Natuzza, perché Natuzza ce l'aveva lasciato, ha detto qualsiasi cosa avete bisogno voi mi chiamate sempre direttamente, e questa chiamata oggi è arrivata da lei dal cielo, e se io sono qui lo devo a questa sua intercessione incredibile e meravigliosa che lei fa insieme a tanti che sacrificano la loro vita per darci un segno tangibile della presenza di Gesù Cristo sulla terra. Non ce ne andiamo però dietro la fenomenologia dei suoi segni. Natuzza non è un segno, è una certezza. Natuzza non è un segno, è una verità. La sua vita è una grande testimonianza. Noi dobbiamo pregare Natuzza affinché possiamo scoprire, grazie al suo cuore immacolato di Maria, grazie al suo amore, come vivere al meglio la nostra vita e la nostra esistenza. Come spalancare e dilatare il nostro cuore. Il nostro cuore che tante volte è spento, è fiacco, è sgonfio, è stanco. Ricarichiamolo questo cuore. E fidatevi, vivete l'amore. Però se devo vivere l'amore, mettimi nella capacità, nelle condizioni di essere me stesso nell'amore. Ho fatto questa preghiera per 10 giorni, poi sono passato, ritornando in Puglia, da Santa Rita, dove quel giorno stesso avrei dovuto fare una testimonianza ai malati di sclerosi multipla. Vedete la vita, mia nonna era malata di sclerosi multipla, cioè, la vita è fatta sempre di cose meravigliose. Prego Santa Rita, entro nell'Ula di Santa Rita, faccio questa preghiera, esco dalla Basilica di Santa Rita, 3 gradini, e mi dicono: ti presentiamo una nostra amica, lei si chiama Gaia, e da il 4 ottobre, giorno di San Francesco d'Assisi, io sono fidanzato con Gaia, che è di Gascia. Quindi, cosa vuol dire questo? Adesso ci saranno questi sacerdoti della misericordia, ma dateci sotto,
proprio liberatevi di tutti questi macigni, tutto quello che avete. Non è che andiamo da sacerdote e dobbiamo avere paura di cioè, quando io mi confesso, io non ho problema a dirmi quello che ho dentro. Poi mi sento dire certe volte da sacerdote, là rimango sconvolto, vorrei avere la fede che tu, e là tu dici, oddio, padre, non è così. Però io sono una persona che chiede costantemente di pregare per i sacerdoti, perché noi siamo, non capiamo la fortuna che hanno questi uomini, siamo noi che non l'abbiamo capita. Loro rappresentano l'anello di congiunzione fra la terra e il cielo, loro ci assolvono dei nostri peccati, loro ci passano con lo strumento meraviglioso che è il corpo e il sangue di Cristo. Smettiamola di giudicare quello che accade, ma facciamo. E che questa città che sta nascendo, questa città della gioia meravigliosa che sta nascendo, questa cittadella meravigliosa, sia veramente frutto e strumento della gioia. Voglio concludere dicendovi una cosa. Il dibattito di questo periodo non ci deve mettere nelle condizioni di fare il gioco che il diavolo vuole, a questo scontro tra famiglia tradizionale o famiglia allargata. Smettiamola di fare questi giudizi, non spetta a noi, i giudizi lasciamoli agli altri. Noi dobbiamo solo e soltanto pregare per noi stessi e per gli altri, ci dobbiamo semplicemente amare. Grazie. Salutarci con Fabio, proprio insieme, elevando insieme un'Ave Maria alla Madonna. Ave Maria, piena di grazia, Signore. Thank you.
Vi aspetto domenica 13 marzo per il prossimo incontro giovani, durante il quale vorremmo unirci alla diocesi di Mileto, Nicote Latropea, per vivere questo momento giubilare. Sarà anche questo incontro un incontro testimonianza in cui vogliamo camminare insieme, con alle spalle la vita e la testimonianza di Mamma Natuzza, che aveva un grande amore verso i giovani e incoraggiava tutti ad avvicinarsi a Gesù, nostro vero e unico amico. Arrivederci.